trovati e ben collegati per un evento davvero speciale, davvero attesissimo, la presentazione del rapporto export di SACE 2020 da un titolo molto importante, Open Again, presentare un rapporto export che guarda da qui a 4 anni. Non le sembra un po' audace, Presidente? Con il nostro rapporto offriremo alle aziende del Made in Italy, come diceva Ilaria, la nostra bussola per sostenere le imprese nelle loro scelte strategiche di internazionalizzazione, evidenziando gli spazi di crescita e le opportunità da cogliere sui mercati esteri, su un orizzonte previsionale che spazia fino al 2023. Importante affrontare in questa fase in cui stiamo progettando la ripartenza del paese il tema del commercio internazionale, dell'export, e farlo insieme a SACE, che è protagonista di questa filiera istituzionale a sostegno del commercio e dell'export. Dalla lettura del rapporto SACE presentato oggi emerge chiaramente che bisogna rafforzare sempre più una strategia complessiva che guardi con attenzione alle sfide globali e alle dinamiche dei mercati internazionali. Noi ci attendiamo che l'export italiano di beni in valore registri un meno 11,3%. Ci attendiamo però una ripresa molto veloce nel 2021, con le esportazioni di beni che cresceranno più del 9%, esattamente più 9,3%, e con dinamiche di crescita relativamente alte anche nel biennio 2022-2023, intorno al 5%. Eccolo qui, Ministro. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi, un caro saluto, vi ringrazio per questo invito. Io sono felice davvero di intervenire oggi alla presentazione dell'edizione 2020 del rapporto export di SACE. Come sapete, le conseguenze economiche della pandemia da Covid-19 ci hanno posto dinanzi a sfide senza precedenti che richiedono oggi, come ben lo scrive SACE nel suo rapporto, nuove strategie per aumentare i consumi e soprattutto l'export, rilanciando la crescita. Alla Farnesina siamo ben consapevoli di queste sfide e abbiamo lavorato sin dai primi momenti dell'emergenza per sostenere le nostre aziende, limitare i danni subiti e far riprendere al più presto la nostra economia. Ogni operazione realizzata con SACE non c'è mai la sola grande azienda beneficiaria, ma tutto l'indotto generato sul territorio, per i lavoratori, per i fornitori, per i dipendenti e le loro famiglie. Un impatto che si moltiplica perciò attraverso le filiere, dall'agri-food, alla moda, al chimico, all'impiantistica industriale, all'automotive, all'aerospaziale, fino al turismo. Italy, purtroppo, è l'unica azienda italiana di retail che è andata nel mondo. Siamo in 18 paesi con 40 luoghi di vendita, circa la metà del nostro fatturato, un po' di più, quasi il 60%, è fatto di eccellenze italiane. L'Italia deve decidere di puntare definitivamente sulle proprie vocazioni. Ci sono state 30 operazioni di aggregazione fra nostri fornitori, perché cerchiamo di, appunto, di accompagnarli verso la crescita. Siamo assolutamente convinti che se riusciamo a far bene questo lavoro in un'ottica di sistema, che qua SACE è fondamentale, creiamo un rafforzamento di un settore industriale che poi è tanto importante per il futuro del nostro paese, non perché sia importante l'aerospazio, ma perché sono importanti le tecnologie sulle quali stiamo investendo e stiamo lavorando. Cosa ci aspetta nei prossimi mesi? Lo abbiamo già visto nella presentazione del nostro rapporto, il quadro che ci prospettano i nostri economisti, che ci prospettava Alessandro Terzulli, è serio, decisamente serio, ma si profila una prospettiva di ripartenza a cui sicuramente dobbiamo lavorare con tutte le nostre migliori energie, sulle nostre vocazioni, per trasformare una minaccia in un'opportunità. E per farlo probabilmente non bastano competenze, non basta dedizione, ci vuole tanto entusiasmo e coraggio, probabilmente, prendersi la responsabilità di azioni anche non convenzionali, ma che spesso sono le più efficaci in situazioni eccezionali
come questa.